Lunedì 19 settembre c'è stato un convegno alla LUISS per presentare il rapporto banche del CER e io ho presentato una parte del rapporto. Quindi, a beneficio di chi non è stato presente alla presentazione, propongo qui un video che riassume i temi principali che ho sottolineato nel corso di quel convegno. Il primo tema che ho voluto sottolineare è stato il cambiamento della raccolta bancaria. La raccolta bancaria, cos'è? Sono l'insieme di fondi che le banche attingono dal mercato dei risparmiatori e che poi utilizzano per fare i prestiti. Questi fondi per lungo tempo in Italia erano caratterizzati da un mix particolare, e cioè le banche italiane storicamente avevano emesso tante obbligazioni e primeggiavano in questa classifica, quindi avevano, rispetto al totale della raccolta, avevano molte più obbligazioni le banche italiane, mentre nella media dell'area euro e nelle altre economie i sistemi bancari ricorrevano meno a questa forma di raccolta. Adesso l'Italia non è più un sistema bancario italiano, non diverge più e nel corso dei mesi il suo valore, il dato delle obbligazioni bancarie sta convergendo verso la media dell'area euro. In questa tabella viene rappresentato l'andamento della raccolta bancaria, sono variazioni percentuali rispetto allo stesso mese dell'anno precedente e quello che si nota. Se andate al rigo dove ci sono le ultime due righe, dove ci sono le obbligazioni, vedete una contrazione decisamente evidente delle obbligazioni. Come si nota dalla frase alla fine della slide, la variazione di luglio 2016 è stata la 53esima variazione annua negativa consecutiva delle obbligazioni. Quindi ormai da alcuni anni le banche italiane stanno riducendo lo stock, il numero, la quantità di obbligazioni in circolazione. La variazione, quindi l'evoluzione della raccolta bancaria, si vede anche da questi due grafici. Qui vediamo il 2008 e nel 2008 il 41% della raccolta era fatta attraverso le obbligazioni. Le altre forme di raccolta, come vedete, c'erano i depositi overnight. I depositi overnight sarebbero i conti correnti, quindi i fondi che famiglie, imprese e altre istituzioni depositano presso le banche italiane che possono immediatamente ritirare, mentre le obbligazioni diciamo, è una forma di raccolta a più lungo termine perché hanno una durata più lunga. Il deposito in conto corrente io posso chiuderlo da un giorno all'altro, l'obbligazione invece viene emessa e rimane in circolazione per più anni. Quindi è una forma di raccolta più stabile. Adesso invece vediamo le proiezioni al 2018 che si basano comunque sui trend già in corso. Nel 2018, secondo le previsioni del CER che ho fatto per il rapporto banche, le obbligazioni rappresenteranno il 23% della raccolta, quindi circa 20 punti percentuali in meno rispetto al 2008. Mentre i depositi overnight, quindi i depositi in conto corrente, rappresenteranno quasi il 50%. Un numero è interessante, e cioè l'81% della raccolta, questo a luglio 2016, aveva una durata, una scadenza inferiore a 2 anni. E questo può essere un problema per le banche, perché significa che la raccolta può essere smobilizzata in modo veloce. Allora, questo può diventare un problema perché di solito le banche fanno prestiti a medio termine, a lungo termine, e quindi sarebbe opportuno che anche la raccolta avesse una certa stabilità nel tempo. Negli ultimi mesi, negli ultimi anni, invece, la raccolta diventa sempre più a breve termine. Questo è un problema perché fra un anno, fra 2 anni, i tassi cresceranno e quindi le banche dovranno rinnovare questi fondi a breve termine a tassi crescenti e può essere un problema per i conti, ma può essere un problema anche perché, date le nuove regole, se si dovesse
sviluppare una crisi di sfiducia nei confronti delle banche italiane, questa raccolta a breve termine può essere smobilizzata immediatamente dai correntisti e si potrebbero verificare problemi di liquidità gravi per alcune banche italiane. Quindi ho voluto sottolineare questo aspetto perché dovrebbero le autorità tenerlo presente. Un altro aspetto che mi interessa anche personalmente, essendo meridionale, è il legame tra credito e meridione. Perché questo? Perché nel meridione, come vediamo da questo grafico, storicamente la propensione a dare prestiti, a dare impieghi, ad erogare impieghi è stata inferiore rispetto alle altre aree del nord, rispetto alle aree del nord e del centro Italia. Quindi nel meridione si dà di solito meno prestiti rispetto a quanti depositi vengono raccolti. Ma le famiglie e le imprese meridionali devono anche pagare tassi di interesse più elevati. Qui vediamo i tassi di interesse sui prestiti a lungo termine alle imprese. Quindi meno credito e più caro, più costoso in termini di tasso di interesse. Perché questo? Perché nel meridione c'è una rischiosità maggiore del credito, proprio perché l'economia meridionale è purtroppo più arretrata e perché ha subito in maniera più pesante gli effetti della crisi. Tutto ciò però è un problema di per sé, ma diventa un problema ancora più grande se ci ricordiamo che le nuove regole che le banche devono rispettare incidono molto su questo aspetto, e cioè le banche devono stare molto attente adesso, molto più attente adesso rispetto al passato, alla rischiosità del credito. E se erogano credito rischioso, questo è costoso per le banche. Quindi la domanda che ponevo ai relatori che hanno seguito il mio intervento era questo, e cioè il sistema bancario, dato le nuove regole, dato che è cambiato il modo strutturale, il rapporto tra banche e imprese, tra banche e famiglie, quindi il sistema bancario sarà capace di dare linfa, di dare impieghi, di dare credito alle imprese e alle famiglie meridionali e quindi permettere che anche nel meridione arrivi un po' di ripresa economica? O le nuove regole hanno sostanzialmente tagliato questo legame e quindi impediranno anche in futuro alle banche di sostenere il tessuto produttivo meridionale? Diciamo, il dubbio è grosso ed è importante che a livello di autorità di vigilanza si intervenga in qualche modo. Un ultimo aspetto riguarda la politica monetaria. E qui ho mostrato due grafici. Il primo è quello dei moltiplicatori. Cosa sono i moltiplicatori? Sono dei numeri che ci fanno capire l'impatto delle politiche delle banche centrali sull'economia, sui depositi, sui crediti e via dicendo. Più alto è questo valore, maggiore è l'impatto delle misure delle banche centrali. Cosa si osserva dal grafico? Si osserva che pian piano, nel corso dei mesi, nel corso degli anni, il moltiplicatore in Italia, ma la stessa cosa vale anche nell'area euro, si sta riducendo, il che significa che l'impatto delle misure espansive della BCE diventa pian piano meno forte. E di conseguenza la BCE, per avere ad esempio lo stesso impatto di una misura che poteva variare nel 2006, ora quella misura deve essere molto più forte per avere lo stesso impatto sull'economia. Quindi questo è un primo aspetto interessante. Un secondo aspetto che ho voluto rimarcare riguarda il quantitative easing. Se ne è parlato tanto, in pratica il programma di acquisto di titoli da parte della Banca Centrale Europea. Nello specifico, in questo grafico, la linea più continua mostra, a partire da marzo 2015 fino agli ultimi dati disponibili, l'andamento settimana per settimana dell'acquisto di titoli pubblici, quindi di titoli di Stato sostanzialmente, dei titoli di Stato italiani, tedeschi, francesi, spagnoli e via dicendo.
Come vedete, si è partiti nel marzo 2015 e a fine agosto, inizio settembre, è stata superata la soglia dei 1.000 miliardi di euro. Quindi la Banca Centrale Europea ha ormai comprato più di 1.000 miliardi di euro di titoli di Stato. Cosa significa? Significa che si è fatta dare dalle banche i titoli di Stato e ha pagato alle banche il valore di questi titoli di Stato. Quindi le banche hanno ricevuto in cambio dei titoli di Stato ceduti alla BCE 1.000 miliardi di euro. La linea invece più ondulata, che vedete più in basso, rappresenta la liquidità che le banche, a partire da marzo 2015 e fino agli ultimi dati disponibili, hanno depositato presso la BCE. Dovete sapere che ogni banca ha un conto corrente presso la propria banca nazionale, quindi la Banca d'Italia, ma diciamo in generale presso la BCE, perché ormai le banche dell'area euro, le banche centrali dell'area euro, è come se fossero una sola banca centrale. Ed è un conto corrente che utilizzano per depositare fondi che la BCE ritiene necessari, la cosiddetta riserva obbligatoria. Il problema è che negli ultimi anni le banche stanno depositando molto più di quello che la BCE richiede. E qui cosa osserviamo dal grafico? Osserviamo che diciamo, a fine agosto, inizio settembre, circa 700 miliardi di euro in più rispetto a marzo 2015 erano stati depositati dalle banche europee, dalle banche dell'area euro, presso la BCE. Quindi la BCE ha immesso 1.000 miliardi nel sistema bancario attraverso l'acquisto dei titoli pubblici e le banche dell'area euro hanno ridepositato 700 miliardi presso la BCE. Quindi di tutto il QE, di tutto il quantitative easing, attualmente in circolazione ci sono circa 300 miliardi. Gli altri 700 miliardi sono ritornati alla BCE, quindi le banche non sanno come utilizzarli e li ridepositano presso la BCE. Un aspetto ancora più paradossale è che su questi 700 miliardi di euro le banche dell'area euro pagano lo 0,4% di interesse. Quindi la BCE ha immesso più di 1.000 miliardi, di questi 1.000 miliardi solo 300 le banche dell'area euro hanno deciso di immetterli nell'economia attraverso prestiti o in altro modo. Ben 700 dei 1.000 miliardi sono invece ritornati sotto forma di depositi presso la BCE, il che significa che anche il quantitative easing non sta dando tutti gli effetti sperati perché i due terzi del QE sono ancora inutilizzati. Questi sono in sintesi i tre argomenti principali che ho voluto evidenziare in quella sede. Poi ho parlato anche di altro, ma questi sono i dati, come dire, che posso farvi vedere.